Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 24 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati, DAX e FTSE MIB. Il fulcro principale della centratura è questo, il minimo del 14 agosto. Bisogna comprendere se effettivamente ha dato origine al secondo T settimanale, non è stato un accordo, per cui essendo già arrivati a 6 T settimanali qui ed avendo fatto un rimbalzo sopra il livello superiore dell'accumulo, si può ripartire a salire per far partire ben un T più 1. Ricordiamoci infatti che qui la centratura è più semplice. Ecco qua, in apertura siamo già andati sopra un paio di swing. Per cui, essendo anche finiti sopra la media mobile a 200 periodi, questo ottavo T-3, ve lo faccio vedere in tempo reale, è diventato rosso. Ok? Eccolo qua. Questo può essere la chiusura, quindi è la condizione sufficiente per la chiusura di un T inverso, di questo T inverso qua, e successivamente alla chiusura dell'inverso può partire effettivamente un secondo T inverso, anzi partirà un secondo T inverso per il fatto che appunto stiamo spingendo per la partenza da qua di un T più 3 inverso trimestrale. E quindi avremo probabilmente un tentativo di ritornare a scendere. A noi serve peraltro rimanere sopra questo minimo a 19.480 per almeno 12 ore e poi eventualmente si può tornare a scendere, perché così avremo di nuovo a partenza, anzi in realtà più di 12 ore, facciamo 18 ore, un T-3, anzi un T-1, un metà settimanale a tre tempi, con quindi un tentativo di provare a galleggiare o rimanere comunque sopra questo minimo per almeno un paio di candele giornaliere e qualcosa di più, anche tre. Solo successivamente potremo di nuovo dare spinta appunto verso il basso. Questo perché nella realtà dei fatti o qui ha già chiuso il nostro secondo T, oppure è vero che ci sono volumi estivi, eccetera, ma questa sta di nuovo T-3, di nuova partenza. Guardate che slancio che ha. E se cambiamo anche il time frame, caspita, ripeto, ha già violato un paio di swing interessanti. Per cui da qui può essere partito qualcosa di diverso, un settimo T-3, può essere già un T settimanale. Per quanto riguarda il DAX, vedete, stessa identica situazione. Qui siamo andati a farci un ottavo T-3 inverso ribassista, che è la condizione minima per la chiusura di un T settimanale, ok, e che anche in questo caso ci porta alla chiusura del primo T inverso, settimanale inverso, di questa struttura del secondo T più 1 inverso. Successivamente, se ci sarà appunto una partenza di un T più 1, ovvero con una richiesta di 3 candele perlomeno a rialzo, anche qui 16-18 ore sopra questo minimo a 12.683, potrà partire appunto almeno un T settimanale o un T più 1, lo vedremo a quel punto, ed effettivamente andremo di nuovo a scendere. Dopo qualche giorno possibile di salita, a partire da oggi, effettivamente rischiamo di nuovo una discesa. Qui il discorso è molto simile, vedete che nella realtà dei fatti è proprio la stessa identica situazione, per cui per oggi mi raccomando, vediamo dove va a chiudere come al solito il nostro inverso, che è arrivato in questo momento a 31 barre. Successivamente ci sarà una discesa sia per la chiusura di questo T-3 giornaliero, che per il fatto che la prima discesa l'avremo in concomitanza con la chiusura del primo T-4 del giornaliero stesso. Successivamente dovremo iniziare a vedere spinte e volumi, perché saranno fondamentali per il resto della giornata, come anche i riferimenti dati dalle medie mobili. Per cui attenzione, volumi ancora estivi, le considerazioni fatte sui settimanali sono quelle che contano. Chiuso T più 1, ripartenza di che cosa? Almeno un T o un T più 1,
e successivamente attenzione perché il nostro inverso sta spingendo e sta spingendo bene. Per cui, di nuovo, swing e volumi, fondamentale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.